Io ho sparato, però se avessi mirato meglio l'avrei ammazzato e sarei stato contento. La pistola me l'hanno sequestrata. Pazienza. Ma ha sparato lei, quindi? Quanti Io. colpi? Uno. Secondo colpo ho tirato, però no, era già più lontano. Ma non è dispiaciuto per l'accaduto? No, no, lo rifarei e come? Chi entra in casa mia senza il permesso è in violazione di domicilio. Io le so queste cose, ero carabiniere. Ma ha avuto paura ieri? Io no, mai paura io no, nella vita. Parole chiare e pesanti quelle pronunciate da Adelmo Ragoni, 90 anni, il prossimo 13 aprile, il padre di Gianluigi Ragoni, il figlio 45enne, insieme al quale nella giornata di ieri è stato protagonista di ore ad altissima tensione nella loro abitazione in via Bohème a Torre del Lago. L'uomo si dice determinato, si trova agli arresti domiciliari, resta un velo di sofferenza per l'assenza del figlio. Il morale è giù finché non mi torna da Luigi, è giù. Non mi ci voleva, guarda che condizioni mi hanno sfondato tutto qui. Oltre all'assenza di Gianluigi, c'è un altro dispiacere, dice l'uomo, che mi abbiano sequestrato la pistola. Ora la ricompro anche, perché chi entra in casa mia ci lascia le penne. Lo rifarei, lo giuro che lo rifarei.